Settima edizione del Meeting di Primavera, l'evento annuale organizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per fare il punto sui temi green. Il contributo della green economy per la ripresa dell'Italia è il tema scelto per l'edizione 2015 del Meeting, che ha chiamato a raccolta molti interessati presso l'Hotel Quirinale a Roma. Dopo il commosso ricordo di Guido Ghisolfi hanno preso la parola il presidente della Fondazione Edo Ronchi ed il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. La green economy è volano per la ripresa, economia verde è sinonimo di nuovo sviluppo, miglior benessere, nuova occupazione, tutela del capitale naturale e dei servizi ecosistemici. Consistenti fondi europei per orientare il mercato in direzione green, la politica europea prevede nella programmazione 2014-2020 50 miliardi di euro l'anno, guardando all'avvio e al rafforzamento delle filiere produttive dedicate alla green economy. La green economy migliora la competitività economica più efficace sui mercati, perché è quella basata sulla qualità, che consente la competitività basata sulla qualità di spuntare prezzi più alti, evitando anche il vicolo cieco della competitività basata sul taglio dei costi. Secondo punto, la green economy, e questo è di interesse per l'ambiente, ma anche per l'economia, migliora l'economia perché migliora il benessere dei cittadini, rafforza quindi la domanda interna necessaria a una crescita durevole. Qui c'è un po' l'idea che si cresce solo rilanciando le esportazioni. Il mercato interno troppo debole rende vulnerabile l'economia del paese, oltre che lo impoverisce. La green economy è forte strategicamente ed economicamente perché punta al miglior benessere, a migliorare la qualità della vita, a migliorare la domanda interna, a migliorare e a far crescere la domanda interna. La green economy può migliorare l'efficienza economica perché consente di risparmiare e utilizzare in modo più efficiente la risorsa che è diventata scarsa, il capitale naturale, e promuovere, fra l'altro, al fine di questo che è diventato un valore di primaria importanza, nuovi investimenti, appunto, in infrastrutture verdi. Si parla molto del ruolo di traino delle infrastrutture, ma in presenza di scarsità del capitale naturale è l'infrastruttura verde che ha un potenziale di traino anche economico. Intendiamo pensare al futuro facendo il Green Act. Cos'è il Green Act? Il Green Act è un atto, se volete, di medio-lungo periodo, un disegno di legge di medio-lungo periodo che prova a immaginare come sarà l'economia nei prossimi anni e come noi ci dobbiamo preparare a entrare in quell'economia, che cosa dobbiamo fare, cioè come dobbiamo strutturare il nostro paese per far fronte alle sfide che la nuova economia ci porrà. Il 22 di giugno faremo gli stati generali della Green Economy, a quale chiaramente parteciperete anche voi come fondazione, avremo altri incontri, io ritengo che l'incontro di oggi sia già in quella prospettiva, e il Green Act diventerà, come dicevo prima, il documento sul quale daremo le linee di indirizzo per come intendiamo strutturarci per affrontare quella sfida.